Mi ama, c'è, mi ama, c'è Lione, l'amore, leva nei popoli la via del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio e vincere si può. Quella che stiamo sentendo, recitata con il candore di una scolaretta, è una filastrocca popolare del periodo della Grande Guerra, detta da Luigi Amenti, il 100 anni fra qualche giorno, precisamente il 14 novembre, la più vecchia fra le superstiti delle 1200 portatrici carniche, le volontarie, la cui età variava allora dai 13 ai 60 anni, e che portavano le munizioni in prima fila ai soldati che combattevano sui monti dell'Alto But e della Val Chiarso. Quando che era portatrice abbiamo lavorato, abbiamo fatto la strada noi fino a Montecroce. E poi il tempo di guerra in quella volta, quando era la neve alta, erano solo 2 quindicenti e noi sempre con la palla a far strada. E poi di notte, quando che eravamo lassù a dormire, era i sassi, no? E si credeva che fossero gli austriaci, ci andava su e giù. So io com'è che sono qui ancora. Luigi Amenti, le 100 anni a giorni, così come la sorella Maria, che le sta accanto, 94 anni, e le altre portatrici superstiti che qui vediamo, è di Timau, un paesino in comune di Paluzza e ultimo centro abitato prima del confine con l'Austria. Qui, a dispetto della parlata locale di origine tedesca e della stessa origine del paese, sorto nel 1300 ad opera di minatori austriaci, il sentimento di italianità è vivissimo. Il Pal Piccolo, il Pal Grande, il Malpasso di Pramosio, il Freikofel sovrastano il paese. I loro fianchi e le loro cime sono ancora segnati dalle trincee italiane e austriache, distanti in alcuni casi poco più di 20 metri una dall'altra. Qui, dove morì anche uno dei fratelli Rosselli, Aldo, salirono per 26 mesi le portatrici di Timau, Paluzza e Cleulis, con le gerle cariche di munizioni e di viveri. 3-4 ore di marcia sfidando continuamente la morte, ripetendosi anche più volte in un sol giorno, col bel tempo o con la neve, per andare là dove neppure i muli riuscivano. E il loro soldo era l'equivalente odierno di 1 migliaio di lire per ogni viaggio. Ma il loro movente non era questa misera paga, ma la solidarietà con le truppe, per buona parte reclutata in zona e impegnata sul fronte di montagna. Nel 1969 lo Stato ha riconosciuto loro il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto e con esso l'esigua cifra di 150.000 lire all'anno. La più nota fra le portatrici fu Maria Plotzner, morta a 32 anni nel febbraio del 1916 per mano di un cecchino austriaco. Riposa, unica donna e unico civile assieme a 1.700 salme di soldati nell'ossario di Timau. Un eroismo il suo, mal ripagato dallo Stato italiano, che nulla ha fatto per i suoi 4 figli rimasti orfani in giovanissima età. Dorina e Gildo sono 2 dei figli di Maria Plotzner. Cosa ricorda di quel giorno? Io mi ricordo, poi mio papà era militare, soldato, e poi è venuto dopo 2 o 3 giorni e poi ha chiamato 2 o 3 volte Maria, Maria. Nessuno non rispondeva e io sono svegliata, mi ricordo come se fosse stato oggi. E sono venuta sulla finestra e ho detto: alla mamma è morta. E posso dire che mia mamma ha dato molto alla patria e ha ricevuto niente. Queste sono le mie misere parole. E siamo rimasti in 4, orfani, senza aiuto di nessuno. Luigi Amenti, il portatrice di guerra per amore di un soldatino del suo paese che morì sul Carso e che lei rivedeva negli altri soldati impegnati in trincea, compirà dunque 100 anni il 14 novembre. Sarà festa grande in paese, come si conviene. Per ora ha già una targa ricordo, consegnatele dal sindaco di Paluzza. L'eroina Maria Plotzner, le portatrici come nonna Luigia, le poche ormai superstiti e le molte già defunte, attendono da anni anche un monumento che ricordi il loro altruismo e il loro sacrificio, se lo meritano. Anche se il più bel monumento a se stesse, alla loro abnegazione e al loro desiderio di pace, sono proprio loro, nonna Luigia, la sorella Maria e le altre portatrici rimaste.